Salve, buongiorno, salve, piacere, Alessia d'Alessandro. Ci racconti di lei, ci dia qualche notizia, lei è una new entry. Sono una new entry, ho lasciato l'Italia quando avevo 18 anni e ho deciso di tornare per battermi per questo paese con il movimento, un movimento in cui credo e sono felice di essere qui. Lei conosce i problemi di questo paese, li sono chiari e come intende risolverli? I problemi mi sono chiari, sono cresciuta in Italia per 18 anni e torno in Italia ripetutamente ogni anno, ho la famiglia ancora qui. E penso di portare quella prospettiva internazionale anche all'Italia di cui ha necessariamente bisogno. Ci sono delle polemiche legate al curriculum, legate al suo... Ho seguito le discussioni e sono rimasta molto scioccata anche da certe affermazioni che mettono in discussione la mia professionalità, e avrò modo di chiarire in ogni modo anche la mia posizione all'interno del Consiglio Economico. Guardi, lavoro per il Consiglio Economico della CDU, che è un think tank dove l'industria imprenditoriale si incontra con esponenti anche politici di ogni partito, e io lavoro lì, praticamente coordino queste 22 commissioni dove l'industria imprenditoriale ha poi il modo di un contatto diretto con il mondo politico e le commissioni che poi vengono organizzate a livello nazionale ed europeo. Come? Non sono vere le cose che dicono dopo i due avversari, cioè che... No, non sono vere, però questo è il giornalismo e arrivano voci da tutte le parti, ovviamente. Invece per quanto riguarda le lauree... Le lauree, sì. Cosa le servono, i certificati? Conosce il suo sfidante diretto? Alfieri. Certo che lo conosco. E cosa ne pensa? Alfieri avrà sicuramente un contatto molto forte con il territorio. In ogni caso noi siamo un movimento, siamo alla giusta opposizione di questo clientelismo scientifico, e le persone che si sceglieranno di schierare con me saranno comunque persone oneste e che comunque risalgono i principi. Penso di farcela. Il Movimento 5 Stelle è stata sempre l'unica alternativa per me, perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del paese. Per questo sono anche tornata. Sei soddisfatta del lavoro che la Raggi fin qui ha fatto a Roma, che continua ad avere tantissimi problemi e poche soluzioni? Guardi, la Raggi è una figura che ha comunque una posizione molto difficile al momento e ha anche molte problematiche da affrontare da sola. Io penso che il governo che lei stia conducendo adesso è un governo che comunque ha molti problemi che non sono così facili da risolvere da un giorno all'altro, e che in ogni caso la situazione si risolverà.